Ciao ragazzi, quest'oggi volevo presentarvi un effetto magico che si esegue con quattro carte. Una, due, tre e quattro carte. È un gioco nel quale una carta sarà protagonista e ci si svelerà di qui a poco. Piccolo gesto magico è... ecco che una carta si gira faccia in su e un asso di picche. Andiamo a vedere le altre tre carte perché abbiamo un jolly, un altro jolly e un altro jolly ancora, quindi abbiamo tre jolly e un asso. Lasciamo il nostro asso a faccia in su, chiudiamo il mazzetto, piccolo gesto magico e miracolosamente l'asso si gira a faccia in giù. Ma proviamo a prendere un jolly, lo capovolgiamo e lo portiamo in fondo al nostro mazzetto, così. Guardate cosa succede, perché ci basta un gesto magico che è l'asso questa volta a girarsi a faccia in su. Ci troviamo quindi nella situazione iniziale con tre jolly a faccia in giù e un asso a faccia in su. Chiudiamo il mazzetto, un gesto magico è... ecco che è il jolly un'altra volta a girarsi a faccia in su, ma prendiamo questo jolly e impalmiamolo così. Disfiamoci di esso, in modo tale che le carte rimanenti da 4 saranno 1, 2, 3 e ancora 4. Sì, però l'asso che fine ha fatto? Scusate un attimo. Ah, eccolo qui. Quindi ci sono rimasti un asso e tre jolly. Però, come sapete, i jolly hanno la facoltà di diventare qualunque carta essi vogliono. E quindi da jolly si trasformano in 2 e 3 assi, ovviamente dal dorso rosso, ma vi svelo un segreto, forse non ve ne siete accorti, ma sin dall'inizio l'asso di picche era blu.